E benvenuti in questo nuovo video. Allora, cosa devo fare? Mica posso mettermi a piangere perché siamo chiusi in isolamento. Oggi, giorno 2 dell'isolamento. E niente, adesso devo mettere in ordine. Adesso poi vi faccio vedere ieri. Sono una pazza, ma tanto sono chiusa in casa, quindi. Pia ha rovesciato il pacchetto dei coriandoli, che era già aperto, e io allora ho iniziato a fare carnevale, li abbiamo lanciati dappertutto, però adesso devo pulire, perché poi ieri sera era tardi, avevo sonno, non avevo voglia, ho detto senti, lasciali lì, tanto non muore nessuno, e adesso però devo mettermi qui e pulire, tanto da sistemare, c'è ancora da mettere a posto i giochi, ne approfitterò di questi giorni per fare i lavori. E speriamo bene, niente. Gabriele si è già svegliato, adesso ha svegliato Giorgia, che vai, che deve andare a collegarsi per fare i dati a distanza. Anzi, in realtà siamo leggermente in ritardo, ma capiranno. È stata una giornata un po' strana ieri. E volevo poi aggiornarvi appunto per quello che riguarda il tampone appunto. L'hanno fatto poi anche, sono andati giù anche loro, l'hanno fatto. È stato solo fastidioso quando diciamo che il cotton fioc arriva un pochettino più in su. E allora ti dà fastidio, è come se ti entrasse, come quando entra un moscerino, una mosca nel naso, uguale. La sensazione è quella, proprio di fastidio, E l'ha fatto anche Pia, ci hanno fatto i complimenti perché hanno detto che i bambini sono stati bravi, ma e non hanno fatto capricci, storie. D'altronde, voglio dire, è una responsabilità e devono capire che non è che c'è uno. Possono dire no, non lo faccio, oppure se piangi, anzi se ti agiti è ancora peggio. Infatti l'ho fatto, siccome avevo appunto a parte Pia, però Sabrina è già da con me, l'ho fatto per prima io. E quando loro hanno visto che comunque io ero lì tranquilla, che non ho sentito male, che non ho detto niente, loro l'hanno fatto poi tranquille. Arrivando a casa, anche agli altri comunque ho detto la verità che comunque era solo fastidioso, che non faceva male assolutamente, e quindi anche loro erano comunque tranquilli e sono andati giù e cioè l'hanno fatto senza problemi e niente, perciò cioè, la cosa importante è questa. Adesso aspettiamo il risultato e speriamo che siano tutti negativi, perché ovviamente ha detto che se anche solo uno è positivo, siamo in isolamento tutti quanti, fino a che non diventa negativo, con la speranza che non diventa positivo quello di qualcun altro. Quindi aspettiamo e vediamo. E nel frattempo vi tengo con noi, vi tengo aggiornati, vi faccio vedere cosa facciamo e niente. Va bene, adesso vado a pulire i coriandoli che ho lanciato per aria. Cioè, tanto per farvi capire, no? E poi, vabbè, ci sono le cose di Pia che ha mollato per terra, quindi adesso bisogna proprio pulire e riordinare. Allora, come vedete, la situazione con i coriandoli è nettamente migliorata. Nel frattempo si sono svegliate Giada, Pia, Manuel che mi sta pelando le patate e noi stiamo cercando di mettere in ordine i giocattoli, ma come vedete la confusione è La parecchia. situazione, come vedete, anche a terra è migliorata. Lì c'è già Donza e lì ci sono i giochi che sono sicuramente più in ordine. Abbiamo fatto un saccone di giocattoli da buttare via e là purtroppo, come vedete, l'umidità ha rovinato il muro, ma dobbiamo andare a lavorarci su e boom, adesso da mangiare già su e guarda che ti si vede che stai parlando. E poi oggi pomeriggio pensavo di stirare un po'. E lì c'è Sabri. Allora, adesso stiamo accoppiando le calze, lì c'è Manuel.
Poi qui c'è Maurizio. E qua invece c'è Gabriele. E Giorgio intanto ci sta facendo la lavastoviglie, adesso io cambio Pia. Siamo ancora ad accoppiare le calze, ce n'erano veramente tantissime. Ci siamo messi per terra perché con la scusa che ieri, come vi dicevo, ho pulito, messo in ordine, ho lavato. Allora ci siamo messi per terra, così almeno avevamo più spazio. E già invece Manuel sta... pelando le carote. L'accoppiamento delle calze è finito, adesso le abbiamo divise per colore nelle varie borse, così poi domani ci mettiamo di nuovo e ne prendiamo una borsa, cioè una borsa sola, tiriamo fuori e vediamo quali altre coppie troviamo. Adesso finiamo di mettere a posto e poi andiamo a mangiare. Stanno preparando la cena Maurizio e Giorgia oggi, stasera. Allora, siamo arrivati a ora di cena, come vi dicevo stavano già preparando, qui c'è la frittata di spinaci, di erbette, poi qui invece ci sono le carote bollite, qui Maurizio ha fatto fagioli, tonno piccante e cipolle, da così mettere assieme per condire un po' il tutto. E adesso vado a grigliare mezza una melanzana, adesso vediamo, perché sono belle grosse, perché a Manuel non piacciono le carote bollite, quindi...